Salve amici di Viva lo Sport, nuova puntata dedicata alla Fede Libertas L'Aquila e alla dimensione ritmica, e siamo proprio dentro alla loro palestra per capire quale attività svolgono. Manuela Festa, direttrice della polisportiva Fede Libertas L'Aquila e Dimensione Ritmica. Una bella avventura iniziata tanto tempo fa nella palestra di Piantinori, poi è arrivato il terremoto che purtroppo ha creato tanti disagi ed è arrivata, grazie al tuo impegno e alla tua famiglia, questa bellissima palestra. Sì, in realtà sì, abbiamo fatto questa esperienza dopo il terremoto, non subito dopo. Inizialmente ci siamo appoggiati, no? Ad una sala, una scuola di ballo che ci ha tra virgolette ospitato, poi però l'esigenza, la richiesta dei bambini, la richiesta anche degli adulti per fortuna è aumentata, per cui abbiamo deciso di fare questo passo nel privato. Abbiamo aperto questa palestra, insomma una bella palestra, un bel investimento. Sì, una palestra, ricordiamo poi dove si trova, è anche un momento di aggregazione, perché oltre a fare lo sport per le bambine con la ginnastica ritmica e la danza a volo, e c'è anche per gli adulti qualcosa. Sì, facciamo ginnastica ritmica, danza aerea, danza classica moderna e contemporanea e hip hop, diciamo, per i bambini. Poi invece facciamo anche fitness, quindi tutto ciò che riguarda il fitness, quindi funzionale, zumba che va tanto, è molto richiesto perché è divertente, si spendono parecchie calorie quando si fa zumba, quindi lo ripetiamo bene. E poi facciamo anche pilates, postural pilates, ginnastica dolce, soft tone, è un po' più per le persone un po' più adulte, diciamo così. E poi balli di gruppo per le signore che vogliono esprimere un po' cioè si vogliono divertire facendo movimento, quindi balli di gruppo anche. Ricordiamo dove si trova la palestra? La palestra sta in via Agostino Farroni, vicino... come posso dire, dietro Battistelli, dietro, vicino al mercatino dell'usato, un po' il pane di Prata, questi sono, comunque via Agostino Farroni. Oltre ai momenti di aggregazione che sono molto importanti per questa città che purtroppo ancora ha le ferite aperte del terremoto, però c'è anche l'agonismo con quali sport? Allora, noi facciamo agonismo sia con l'hip hop che con soprattutto la ginnastica ritmica. La ginnastica ritmica fa dei campionati regionali e nazionali con gli enti di promozione sportiva, tipo CSI, Libertas, eccetera. Ma soprattutto fa i campionati regionali adesso abbiamo finito e ci siamo classificati anche alle fasi nazionali, con la federazione ginnastica, quindi quella è un'attività abbastanza impegnativa, infatti le ragazze si allenano diverse ore al giorno per fare questo tipo di gare. Ricordiamo i prossimi impegni dell'agonismo. Allora, per quanto riguarda le gare federali, abbiamo finito con le fasi regionali, adesso ci manca una gara a fine mese con un ente di promozione sportiva, andremo a Rimini 3 giorni, sempre con la ginnastica ritmica, e poi a fine giugno ci sarà invece la fase nazionale delle gare federali, dove ci siamo classificate. E c'è anche il saggio finale. Sì, certamente, il 10 di giugno faremo il saggio di fine anno, quest'anno verrà diviso in due parti, nel senso faremo uno spettacolo per i più piccini e poi uno spettacolo con i grandi. Questo perché purtroppo le strutture all'Aquila sono soltanto ridotto il terremunale che ha posti limitati, per cui avendo diverse bambine, diversi ragazzi, devo suddividere i due spettacoli per poter permettere a tutti i genitori di partecipare. Per ultimo, la differenza fra dimensione ritmica e Feder Libertas L'Aquila. Allora, la Feder Libertas L'Aquila, la CAM, si occupa appunto delle attività tipo hip hop, danza e fitness, eccetera. Dimensione ritmica è tutto ciò che riguarda la ginnastica ritmica, quindi dimensione ritmica è solo ginnastica ritmica, Feder Libertas è tutto il resto.
Natalia Serrano, insegnante di ginnastica ritmica. Quale sensazione c'è insegnare questo sport alle bambine? Guarda, è veramente molto bello e io mi sento veramente bene di insegnare a tutte queste bambine perché tutte sono veramente brave e vengono con voglia di imparare, di fare cose nuove, quindi io mi sento veramente bene di insegnare qua questo sport che è tanto bello. Quindi tanta felicità. E cosa chiedono le bambine? Quando stiano iniziando, solo divertirsi. Quindi, però dopo per fare le gare è un pochino più tosto, perché ci vuole imparare i salti, i giri, flessibilità, gli elementi, capito? Sì, capiamo un po' qualche problemino perché da poco che è in Italia, però complimenti che ha un buon italiano. E poi è importante quello che insegna ai bambini, perché questo sport è difficilissimo, vero? Sì, è uno sport molto difficile e molto complesso, perché c'è elementi di danza classica, salti, non lo so come dire. Quindi la cosa più difficile sono i nastri o i cerchi? Il nastro è molto difficile, molto complesso, perché si deve muovere, se le fanno i nodi, tutto questo, quindi ci vuole molto. Poi, specialmente per le bambine che sono piccole, esili, il nastro è lungo, quindi è difficile muoverlo. All'inizio le bambine piccole usano solo la palla e il cerchio, poi le più grandi usano il nastro, le clavette, però le più piccole no, il nastro perché è troppo lungo, quindi è difficile. E cosa chiedono, di ballare con la musica moderna, la classica o solo le canzoni adesso che vanno più su, che sono trend? No, può essere tutti i tipi di musiche, classica, moderna, solo che non c'hanno parolacce, capito? Ma le parole, però con tutti i tipi di musica. Prossimi impegni? Abbiamo una gara a Rimini il 28 di aprile. Quindi adesso praticamente. Quindi è vicinissima e quindi c'è da lavorare sodo per fare buoni risultati. Esattamente, sì. Mariana Pizzo, un atleta della Fede Libertas che ultimamente ha vinto una gara, ce la puoi raccontare? Allora, l'ultima gara che abbiamo svolto è stata di squadra e abbiamo fatto la Serie D a livello regionale, siamo arrivate terze e è stata una bella soddisfazione e siamo molto contente perché ci siamo impegnate molto. E la prima gara che hai disputato? O ci sono state già delle altre? No, ce ne sono state tante altre e ormai sono 10 anni che faccio questo sport, quindi... Cosa ti piace di questo sport? Soprattutto l'eleganza e vedere le ragazze a livello mondiale in televisione che fanno questo sport è bellissimo.
e appunto l'eleganza e la qualità degli esercizi che svolgono. Su quale musiche prepari la danza? Solitamente musiche lente, perché preferisco, mi piacciono di più, però mi piacciono molti tipi di musiche. Io ho commesso un errore, che non è una danza ma è una ginnastica ritmica. E sai la differenza? La danza, allora, prima di tutto la ginnastica ritmica è uno sport olimpico e sono diversi, perché in ginnastica ritmica si utilizzano gli attrezzi. E quindi il prossimo impegno? Il prossimo impegno è una gara nazionale, la Libertas, che si svolgerà a Rimini, e anche quella sarà una gara individuale. Come concili la scuola, ricordiamo quale istituto frequenti, con questo sport? Frequento il liceo delle scienze umane e è abbastanza complicato conciliare le due cose, però l'importante è sempre tenere al proprio sport, e per questo non mi pesa e l'ho sempre fatto fin da piccola e quindi continuo a farlo. Valeria Trasatti, uno sport molto curioso, questo della danza aerea. Sì, sicuramente è uno sport o comunque un'attività ancora non molto conosciuta e particolare. E nella nostra città, qual è l'Aquila, è arrivata pochi anni fa e non siamo ancora moltissimi che la praticano. E noi abbiamo iniziato da poco in realtà. E nonostante questo abbiamo raccolto molte adesioni, molti favori da parte dei bambini, i quali si sono avvicinati incuriositi da quella che potesse essere la danza aerea, il mondo della danza aerea,
e poi qualcuno dice perché a loro piace volare e quindi hanno voluto tentare questa esperienza. Quali sono le caratteristiche per questa disciplina sportiva? Allora, caratteristiche particolari diciamo non è che sono richieste, chiunque si può avvicinare alla disciplina e poi chiaramente strada facendo si rende conto di cosa ha bisogno di potenziare. Sicuramente una disciplina che ti aiuta a 360 gradi ti aiuta, ha bisogno di un allenamento a 360 gradi, per cui si va ad allenare sia la parte della forza fisica, sia muscoli della schiena, delle braccia, le gambe, ma anche poi la flessibilità, perché è molto importante, perché la forza sì ti porta fino a un certo punto, ma se non hai poi la flessibilità a un certo punto insomma ti fermi. E poi la difficoltà, lo step diciamo ulteriore della danza aerea è appunto il fatto di coniugare l'attività atletica a poi la danza, che è un quid sicuramente in più e sicuramente molto difficile da raggiungere, però piano piano con la costanza, con l'allenamento insomma ce la può fare. Su che musica amano le bambine fare questa disciplina sportiva? Allora io in realtà inizialmente con le bambine, perché noi abbiamo corsi divisi per età e chiaramente poi per principianti, intermedio, avanzato ancora non in realtà, e io per le bambine avevo preparato tutte musiche con cartoni animati della Walt Disney, quelli che si vedono in TV normalmente eccetera, però loro in realtà mi chiedono proprio espressamente musiche più da ragazze più grandi. Quando facciamo gli spettacoli io in realtà prediligo musiche lente, perché il movimento chiaramente deve essere accompagnato alla melodia della musica. Se la musica è troppo, non ritmata, però troppo scattosa, per le bambine è difficile fare i movimenti in maniera così precisa e farli bene. Per cui sia per una questione di tranquillità mia che poi di performance in generale, preferisco musiche un po' più lente per il momento. Ricordiamo i giorni di allenamento. Sì, allora, i giorni di allenamento sono per le bambine più piccole il lunedì e il mercoledì dalle 5:30 alle 6:30. Per le ragazze più grandi invece il mercoledì e il venerdì, il mercoledì dalle 7:30 alle 8:30, il venerdì invece dalle 15:30 alle 16, no, dalle 16:15 alle 17:15. Poi chiaramente questo diciamo è l'orario standard che abbiamo pensato noi, poi particolari esigenze permettono comunque di scambiare gli orari in base a altre attività o impegni scolastici che hanno le bambine e le ragazze, siamo abbastanza flessibili in questo. Prossimo impegno? Il prossimo impegno è il saggio di fine anno della nostra scuola, che ci sarà, la nostra scuola è la Feder Libertas dell'Aquila, che ci sarà il 10 giugno al Teatro dell'Aquila.